collegati tra i due furgoni con un walkie talkie, ed è stupendo perché il Napo, il nostro tour manager, non riesce a non mandare messaggi di risposta lunghissimi anche alle domande più banali. Adesso Aimo, fagli una domanda a te, proprio stupida, eh? Roba. Ti dicevo, Napo, ma noi che cosa mangiamo? Noi andiamo a mangiare, papà, io. Se vogliamo andare a uscire dal ristorante fuori, prendiamo, ci prendiamo un altro. Va bene, poi se è un ristorante o se è un bar, scommetto che il camerino è questo. Scommetto. Benvenuti in camerino. Oh. Perché durante il parto è stato travagliatissimo. La togliti dal cazzo. Piccolo bastardo, piccolo, spezza cuori, la tua diva la conquisto con un mazzo di fiori. E mi rendo conto piano piano che non sono molto simpatico come personaggio e sono anche un po' impacciato davanti alle telecamere. Signora Ford, abbiamo suonato dappertutto, veramente, nei bar. Adesso siamo in tour, questo furgone transit è un po' vecchiotto, è lento, non è vero, serve il manico. C'è chi lo sa guidare, però in realtà è un po' lento, ma anche perché lo carichiamo tanto, Se lei, signor Ford, potesse fornirci un furgone completamente personalizzato FASC, anche Harrison, allora facciamo così, qualsiasi marca va bene, il primo che ci regala un furgone noi diventiamo
completamente vostri, completamente. Dobbiamo prendere via card, ok? Ok. Gian Mario, volevo sapere quanti soldi ci sono su quella vecchia di via card. Una quarantina. E allora? Stiamo pagando il casello, ma non abbiamo abbastanza credito, quindi... Farnielli, sei un povero di merda! E allora? Quindi bastano, ma bastano allora! Ci non... può fare un mancato pagamento, non per c'ha... favore? Non ci abbiamo i soldi! Pensavamo ci fossero più soldi dentro la via card! Ritirare lo scontrino di mancato pagamento. Sono 28,80€! È abbastanza umiliante! Forse non è...